Oggi diciamo che abbiamo ripreso il nostro assetto da trekking reale, vero? Un po' sì. E ci avventuriamo in questo giro, un periplo, l'isola di Palmari, direi. Lei mi stupisce sempre con questi vocaboli incredibili. Tra l'altro, apparentemente può essere sembrato di semplice programmazione, organizzazione, invece abbiamo saputo che era fattibile solamente all'ultimo momento. Abbiamo dovuto 7:31, sfidare, sì. Quando il marinaio di Porto Venere ha acceso il cellulare e ci ha confermato mare buono. Bene, e allora noi siamo partiti. Siamo catafottuti in questo posto, una piccola chiatta ci ha portati dall'altra parte della costa. E ora stiamo intraprendendo il giro dell'isola di Palmaria. Esatto. Siamo arrivati alla spiaggia del Terizzo sulla Palmaria e davanti a noi abbiamo notato che ci sono tutti i gabbiani sulla spiaggia. Ok. Andiamo a vedere. Andiamo. Qui non c'è mica solamente lei che ha il destro creativo, Ho avuto il dubbio che potessimo essere. Uomini sulla bara del morto, era la cassa, era la cassa, porca miseria, sempre 15 uomini erano. Ma guardi l'altra, e lì dietro vedi nella cala vicino all'altra isola c'è il veliero in rada. Sì, la fantasia galoppa qui, insieme all'età galoppa anche la fantasia. Cosa hai toccato? Ma questa cosa mi pensavo fosse tutto profumato, era una cosa orribile. Mancava nella documentazione scientifica dell'isola questa sì? pianta puzzolente. Perché devi toccare sempre tutto. Questo è un posto nuovo. Base. È una base per cannoni. Qui cosa hanno disegnato? Un soldato romano, ma sembra un elmo forte. Vai, eccoti. Porca miseria, che cosa incredibile. Eccoti qua. Com'è? Ma orrendo, puzza un po' di piscio, però ne riesco. Ah,
anche dentro il bunker direi che le annotazioni del viaggio devono essere fatte, sì, per respirare un po' quello che era, che ne so io, l'avvistamento, che e... cosa si provava, eh sì, durante la seconda luoghi. Guerra mondiale. Comunque sono ancora in piedi. Eh sì, belli solidi. Sì, a differenza dei ponti delle autostrade. Allora, siamo arrivati adesso in cima all'isola e stiamo facendo la discesa che viene giù dal castello e ci porterà fino davanti alla chiesa di Porto Venere e poi diciamo che vedremo paesaggi bellissimi e anche tutto il resto. Abbiamo visto, abbiamo incontrato le capre dell'isola Palmaria. Ciao! C'è anche il capretto! Signor Pickwick, cosa sta dando da mangiare a quella capra? Adesso abbiamo... Eccoci arrivati alla fine della del giro, sì, il giro dell'isola è terminato. Siamo quasi a destinazione. Già, ora ci fermeremo un po' sulla spiaggia. Sì, e poi riprendiamo un pochettino dalla chiesa, dalla bellissima chiesa di Porto Venere. Esatto. Allora, eccoci, siamo arrivati in cima all'isola dove c'è il castello ancora della marina militare e adesso ci stiamo a, proprio quando per fare. Bene. La quarta caduta. Non so come mai. Non lo so, di solito 4 si possono fare in un anno esagerando. Spiaggiati, con una leggera ferita, sì. Una delle 4 o 5 cadute che ho avuto è stata devastante, certo. 10 punti esperienza, solo questo. Sì, faccio bene che non sono 10 punti dati dall'ospedale. Esatto, no? E perché siamo qui tutto questo tempo? Perché il barcaiolo fino alle 4:20 non arriva. Sono le 3:23. Un'ora di attesa. Un'oretta di attesa. Però pensavo che ai picricchiani potrebbe interessare sapere in quest'ora, sì, quanti cormorani si tuffano e quanti gabbiani passano. E le osservazioni potremmo passare.